Buongiorno a tutti, siamo a San Rocco Senodeglio, che è una piccola frazione di Alba, l'unica frazione di Alba ancora all'interno dell'area del Barbaresco. Siamo nell'azienda della mia famiglia, Adriano, Marco e Vittorio. Volevo giusto presentarvi un po' quello che abbiamo questa vallata, che spesso non viene ricordata. È una piccola vallata molto interessante, siamo nella parte più a sud della zona del Barbaresco, dove alle mie spalle vedete gli ultimi vigneti dedicati appunto da Nebbiolo a Barbaresco. Quel crocchio lì che vediamo è il Crurizzi. Invece dall'altra parte, quindi alla mia destra, usciamo dalla parte del Barbaresco, siamo poi nella zona Langhe ed Alba, quindi siamo qua sul confine. Noi come azienda abbiamo la maggioranza dei vigneti qua a San Rocco Senodeglio, dove produciamo tutti i vigni tipici della Langa e il nostro Barbaresco Senadaive. L'unico vigneto poi dislocato dell'azienda è quello che abbiamo a Neive, nel Cru Bazarin. Adesso vi accompagno e entriamo in cantina. Bene, iniziamo dalla prima parte, quella di vinificazione dei rossi. Come vedete abbiamo tutte vasche di acciaio, tutta a temperatura controllata, proprio perché giochiamo con le temperature in quanto non aggiungiamo più lieviti selezionati dal 2015. Quindi tutte le fermentazioni avvengono in queste vasche qua. E dove prepariamo anche i nostri barbareschi e la barbera superiore prima di passare nel legno, che adesso andremo a vedere. Eccoci qua, nella parte di affinamento in legno. Questa qui è la prima parte di cantina che mio papà e mio zio hanno proprio utilizzato, quindi dal 94 tutto è partito da qui e come vedete adesso è dedicato tutto all'affinamento. Da sempre abbiamo utilizzato la tradizionale botte grande da 35-40 ettolitri dove andiamo a affinare la nostra barbera d'alba superiore e i nostri tre diversi barbaresco. Bene, mi fa piacere farvi anche due cenni sull'origine della nostra famiglia, perché l'azienda Adriano Marco Vittorio parte grazie appunto a Vittorio, mio papà, e Marco e mio zio nel 1994, ma tutto nasce grazie ai miei nonni. Abbiamo qua un po' la storia cronologica della famiglia. I miei nonni originari dell'Alta Langa, negli anni 60, decidono di spostarsi nelle vicinanze di Alba, arrivando da Serravalle dell'Equiberia. Entrambi mezzadri, origini molto povere, hanno fatto molti sacrifici per iniziare la loro piccola azienda agricola che dagli anni 60 fino ad oggi si è trasformata moltissimo. Loro si sono trasferiti qui, dovevano un po' di vigneto ma vendevano l'uva, non producevano vino, avevano la fastona piemontese, man cereali, frutteti, fino a quando poi negli anni 90 c'è stato proprio il bisogno di andare a trasformare e focalizzarsi più sul vino, mantenendo però a fondo collina anche di 12 ettari di noccioleti e una parte nelle esposizioni soprattutto a nord boschive dove ci divertiamo a cercare il tartufo. Siamo arrivati nella parte più nuova dell'azienda che abbiamo iniziato a costruire nel 2008 dove ci siamo dedicati più allo stoccaggio dei vini per la preparazione dell'imbottigliamento e dove abbiamo anche un angolo di fermentazione per i bianchi in quanto qua abbiamo sempre una temperatura un po' più fresca. Per poi arrivare nella parte sotterranea dello stoccaggio delle bottiglie. Oltre ad aver raccolto tutti questi vecchi attrezzi della famiglia, aver creato questo piccolo museo, sempre per dimostrare quali sono le nostre origini contadine, abbiamo comunque voluto fare molta attenzione a quello che fosse anche una decorazione dell'azienda. Quindi potete trovare questa mostra della pittrice Angela Policastro, che ha dedicato alcuni suoi quadri al tema Venere e Bacco. Stiamo ora scendendo a 5 metri sottoterra, dove abbiamo un ambiente ideale per lo stoccaggio delle bottiglie. Abbiamo infatti 12 gradi minimi in inverno fino a 18-19 gradi massimi in estate, con una umidità che cerchiamo di tenere stabile al 70%. In modo che dopo l'imbottigliamento tutte le bottiglie vengano stoccate qua. Le bottiglie che rimangono più a lungo sono ovviamente quelle del Barbaresco, tutta la riserva che andiamo a stoccare in queste nicchie, perché sulla riserva facciamo un affinamento in bottiglia di almeno un anno e mezzo. Ora la visita è finita e quindi mi accompagnerete in sala degustazione così possiamo assaggiare.
Eccoci qua con tutta la nostra gamma di vini. Avrei piacere di presentarvela un pochino, andando anche seguendo un po' l'ordine della degustazione. Il primo è il nostro Dudes, è un ultimo giochino degli ultimi anni, che è un metodo Martinotti di 6 mesi su lieviti di Freisa, vinificato in rosato. È qualcosa di particolare, molto interessante. Proseguiamo con l'Ardì, che è il nostro moscato vinificato secco, che ormai sono 10 anni che produciamo e sta diventando molto importante perché fa veramente vedere il moscato sotto un altro punto di vista. Proseguiamo con l'Angus Sauvignon che approfondiremo dopo, passando poi a tutti i nostri rossi. Il Dolcetto d'Alba e il Barbera d'Alba sono quelli che fanno un pochino parte della nostra storia, sono i vini più quotidiani, più tradizionali, che abbiamo più voluto lasciare con uno stile contadino, se così si può definire, per avere più struttura con la barbera superiore, che è quella che fa già un passaggio in legno, ma già una selezione dei vigneti. Passiamo poi al nostro Langhe Freisa e Langhe Nebbiolo, che hanno la stessa vinificazione, tutta quanto solo in acciaio, per concentrarci veramente su quelle che sono le caratteristiche dei vitigni e renderli molto freschi, fruttati, beverini, per poi passare ai nostri tre diversi Barbaresco. Il Barbaresco Sanadive, che è quello che produciamo nella vallata di San Rocco Sanadeglio, che qui arriva appunto il nome Sanadive. E poi arriviamo nel Cru Basarin, dove abbiamo il Barbaresco Basarin e in alcune annate il Barbaresco Basarin Riserva. Per chiudere in dolcezza con due vini anche a base moscato. Moscato d'Asti per eccellenza, il vino da festa piemontese e la nostra vendemmia tardiva sempre di moscato. E adesso andiamo ad assaggiare quello che l'Ordine Cavalieri ha selezionato per noi, che è appunto il nostro Langhe Sauvignon che andiamo a chiamare Basaricò. Lo chiamiamo Basaricò perché appunto in piemontese vuol dire basilico. A mio papà e mio zio ha sempre ricordato molto il profumo del basilico e della foglia secca perché la loro nonna, quindi mia bisnonna, andava ad essiccare su una terrazza che c'è qua sopra tutte le erbe dell'orto, tra cui anche il basilico che era la loro preferita. E quando hanno iniziato a vinificare questo vitigno e hanno ritrovato queste note all'anello fatto, gli è piaciuto moltissimo e quindi hanno voluto dare questo nome. Ma anche perché quando sono partiti la vinificazione di questo vino era una novità per tutti, essendo anche un vitigno internazionale. Loro hanno piantato i primi vigneti nel 95, un po' per esperimento, per andare a sfruttare quegli appezzamenti a fondo collina che mio nonno all'inizio utilizzava come campi di cereali. E quindi è nato un pochino come una sfida personale. E hanno poi voluto provare questo Sauvignon perché amava appunto questa escursione termica, essendo poi la zona del San Rocco Sanadeglio una vallata molto fresca. Ed effettivamente possiamo dire che l'esperimento è riuscito bene. Quindi hanno mantenuto la loro produzione, negli anni hanno anche migliorato la loro tecnica in vigna perché si sono accorti che la pianta del Sauvignon risponde in modo molto diverso rispetto alle piante a cui erano abituati, del Dolcetto, la Barbera, il Nebbiolo, il Moscato. E quindi man mano hanno affinato la loro tecnica, sempre mantenendo una vinificazione in acciaio, dove adesso andiamo a sottolineare molto il suo carattere minerale che è dato dalla langa, quindi nonostante sia un vitigno nazionale vogliamo lasciare molto quello che è del nostro territorio, andando a vinificare tutta un'assenza di ossigeno per evitare le ossidazioni e per sottolineare appunto questa parte più minerale. Adesso andiamo a assaggiarlo. Questa qui è l'annata 2017, che è stata un'annata che ha sofferto la siccità e quindi per andare a curare comunque un buon equilibrio si è andati a fare moltissima selezione in vigna, eliminando molto i grappoli in più e quindi ha creato anche una struttura molto più ricca nel vino. Infatti quello che ci siamo accorti negli anni è che è un vitigno che è anche vinificato in acciaio, quindi è una vinificazione molto semplice, tende a durare moltissimo e dà grandi soddisfazioni anche bevuto dopo alcuni anni. Infatti, una parte delle nostre bottiglie adesso le stiamo stoccando in cantina per andare a rivenderle poi più avanti negli anni. Infatti, è uscita anche dall'annata 2015 una serie di Magnum. La cosa che a noi piace molto di Sauvignon è che appunto si sente moltissimo dal territorio da cui viene, quindi la nostra langa. Infatti, è uno stile di Sauvignon meno aromatico, non abbiamo tanti sentori di frutto tropicale, ma un Sauvignon molto più verde, quindi tira fuori tanti profumi varietali. Ovviamente quando è giovane abbiamo un po' di frutto tropicale, ma si discosta molto da quelli che sono i Sauvignon del Nuovo Mondo.
bella poi la struttura che lascia in bocca con la propria sapidità. Quindi ci piace molto giocare anche con gli abbinamenti col cibo. La cosa simpatica è che appunto chiamandolo basaricò, quindi basilico, è anche divertente abbinarlo poi direttamente col basilico. Bene, io vi ringrazio di questa bella visita che mi ha fatto insieme, la degustazione, e ovviamente vi invito a venirci a visitare direttamente in cantina e condividere un bicchiere insieme. Cin cin!